Eccomi di fronte a uno dei palazzi più affascinanti e simbolo di Milano, che sono le Terme, nella famosissima piazzale Medaglie d'Oro, che è praticamente Porta Romana, una piazza che tutti conoscono qui a Milano, zona super dinamica e anche super cara per quanto riguarda il prezzo degli immobili. Allora, qui abbiamo il famosissimo arco di Porta Romana e a 20 metri in quella direzione abbiamo il nostro immobile oggetto della nostra operazione immobiliare. Operazione immobiliare che si tratta di un negozio che trasformeremo in un appartamento. Vi ricordo che chi volesse partecipare a questa operazione è già praticamente online su Valore Condiviso, quindi www.valorecondiviso.it per chi volesse partecipare. Adesso andiamo dentro e vi faccio vedere di che cosa si tratta. Allora, la zona è certamente trafficata, vedete, questa è praticamente la seconda circonvallazione di Milano per chi è avvezzo alla città e c'è veramente tanto traffico, ma nonostante questo i valori al metro quadro sono veramente molto importanti, sono veramente molto alti e questo certo non ferma le persone dall'abitare in questa zona, che è una delle più prestigiose di Milano. Quindi ora ci stiamo avvicinando, tra pochi metri siamo arrivati. Bene, eccoci, allora siamo dentro l'immobile, vedete, questo era un negozio con vetrina su strada, anzi in realtà lo è ancora, abbiamo le nostre Claire qui di fianco e abbiamo questo grande soffalco, anzi possiamo anche salire, faccio vedere un po' come era organizzato. Questo soffalco che è molto bello, molto utile, anche perché le altezze soprattutto lo permettono dell'immobile, vedete io sono in piedi, sono alto meno di 1,80 e ho veramente tanto spazio sopra, sarà almeno 2,20-2,30, ma nonostante questo non è accatastato, quindi questo soppalco dovrà essere completamente smontato. Se vi faccio vedere una visuale, vedete questo soppalco, qui siamo sotto e quindi dovrà essere smontato e se poi l'acquirente vorrà eventualmente rifarlo dopo, ma non potrà essere comprato e venduto con il soppalco esistente, quindi nessuna perizia poi potrebbe mai farla passare. Qui abbiamo un ragno che è un inquilino che dovremo prima o poi sfrattare purtroppo perché non è molto compatibile con gli inquilini umani purtroppo, quindi il ragno dovrà essere quantomeno trasferito. E qui abbiamo tutta la zona dove verrà l'angolo cottura alle mie spalle e eventualmente una zona predisposta sopra per la zona notte, ma che vi ricordo non potrà essere accatastata, quindi ufficialmente la casa sarà tutta al pian terreno con la zona giorno e la cucina e da questa parte invece la zona notte. Questo buchino invece apre ad una specie di ripostiglio che però è molto basso, sono circa 60-70 cm, quindi non consente grandi cose, ma è pur sempre un deposito prezioso qui dove i metri contano veramente tanto. Avete sentito quanto è trafficata questa via, quante macchine passano ogni giorno, è uno dei crocevia principali di Milano, quindi grande attenzione dovrà essere dedicata agli infissi e ai vetri che in questo momento sono molto sottili e non hanno nessun tipo di difesa dal punto di vista acustica, ok? Quindi grande attenzione sarà dedicata allo studio di un infisso che riesca a isolare molto meglio il rumore dall'esterno, tutto questo riuscendo a far passare una quantità di luce necessaria, quindi nel prossimo video vedremo anche che tipo di scelta avremo fatto per riuscire a raggiungere questo scopo molto importante per l'acquirente. Eccomi, quindi sono tornato sopra il nostro super soppalco, quindi abbiamo in questo momento un negozio fronte strada con una vetrina e dovremo andare a trasformare questa operazione in un immobile abitativo, quindi abbiamo già avuto le specifiche
per poterlo trasformare a livello tecnico, quindi non ci sono impedimenti, e andremo a realizzare appunto una bella casetta qui in piazza di Porta Romana. Quindi la sfida sarà, in questi metri che non sono chiaramente tantissimi, riuscire a ricreare quella che è un'abitazione che possa trasmettere delle emozioni importanti per il nostro acquirente. Quindi vedremo se riusciremo in questa sfida, ma sono sicuro di sì. Per chi volesse partecipare come prestatore barra investitore di questa operazione, che ha degli ottimi rendimenti, vi ricordo di iscrivervi alla piattaforma www.valorecondiviso.it, dove è possibile ancora iscriversi ancora per pochi giorni. Quindi un grosso saluto da Milano, un abbraccio, a presto, ciao!